Eccoci Lorenzo, come stai? Bene, Tutto bene, Grisa, tu? bene. 22 settembre, come promesso, facciamo la seconda parte della nostra puntatina sul Pakistan, con un occhio qui più sulla parte economica, finanziaria e temi, diciamo, di stretta attualità per chi deve mettere insieme il pranzo con la cena in paesi come il Pakistan. Complicato. Sì. Allora, partiamo con un po' di dati numerici. Il Certo, sì, assolutamente. Pakistan ha una popolazione di 242 milioni di abitanti. Ricordiamo che abbiamo raccontato la volta scorsa come fino al 1947 era semplicemente parte dell'India. Oggi però si sente una nazione profondamente diversa, dove quasi la totalità della popolazione è musulmana, che era lo scopo, diciamo, del loro desiderio di indipendenza. Il PIL del Pakistan è abbastanza basso, considerato il numero di abitanti, sono 348 miliardi di dollari, che lo pone al 44esimo posto al mondo come PIL nominale. Esatto, qui c'è la differenza, appunto, se riesci a spiegarcela meglio, tra il PIL nominale e il PPP, Sì, anche ecco. in relazione probabilmente al potere di acquisto. Questo secondo me è un elemento che viene molto trascurato, specialmente nel, diciamo, nel mondo mediatico italiano, e cioè che il PIL nominale non ha tutto il senso che si può immaginare. In realtà il dato da tenere in considerazione per, diciamo, vedere la vera ricchezza e la vera forza economica di una nazione è quello che si chiama PPP, cioè Price Purchase Parity, cioè il PIL calcolato secondo il potere d'acquisto del paese a cui ci si riferisce. E per esempio per il Pakistan questa differenza è abissale, perché a fronte di un PIL nominale di 348 miliardi di dollari, il PIL PPPP è di 1.329 miliardi e pone il Pakistan ben 20 posizioni sopra rispetto alla 44esima, quindi è in realtà il 24esimo PIL al mondo, e quindi le cose cambiano radicalmente, e questo secondo me lo si vede ancora di più nel PIL pro capite, che anche secondo me anche questo è un dato abbastanza trascurato ed è invece importantissimo per vedere il benessere di una nazione. Quando si parla, per esempio, del fatto che il PIL della Cina ha raggiunto quello degli Stati Uniti, ma se andiamo a vedere il PIL pro capite, la distanza fra il benessere dei cittadini americani e il benessere dei cittadini cinesi è ancora abissale. E quindi per quello che riguarda il Pakistan, il PIL pro capite nominale è di 1.562 dollari l'anno, ma quello PPP è di 6.000 dollari all'anno, quindi una cifra 4 volte superiore. La crescita è abbastanza buona, in un anno come 2022, che sta dimostrando gravissimi problemi nella maggior parte dei paesi del mondo. La crescita annunciata, poi bisognerà vedere se verrà rivista, per il 2022 per il Pakistan, è del 6% del PIL. Questo probabilmente è un dato precedente le grandi inondazioni di cui poi parleremo, che avranno sicuramente un effetto molto forte sulla crescita economica. Gli elementi principali che compongono l'economia del Pakistan, che partecipano, diciamo, al suo PIL, sono il settore dei servizi, che è il 58%, e che dimostra quindi la differenza di sviluppo rispetto alle economie più avanzate, dove l'incidenza dei servizi sul PIL è intorno al 75%. Anche qui io da anni ritengo che questa insistenza, questo desiderio di trasformare le economie occidentali in economie puramente di servizi sta dimostrando probabilmente di essere un errore, perché quando poi la situazione geopolitica nel mondo cambia e non siamo più tutti amici di tutti, ecco che avere industria, avere produzione di energia, avere produzione di minerali e di prodotti semilavorati diventa estremamente importante. E se tu le hai
messe tutte fuori come ha fatto l'Europa, paghi il prezzo e lo stiamo vedendo, lo vedremo sulla nostra. Direi che noi la capiamo meglio di chiunque. Sì, ce ne stiamo rendendo conto adesso di certi errori strategici, di certe teorie anche economiche, no? Che per decenni sono state ritenute inossidabili e poi alla prova della storia spesso sono manchevoli. L'agricoltura anche ha un peso molto alto e anche questo è un elemento di arretratezza, indubbiamente il 23%. Pensiamo che negli Stati Uniti, che pure ha un'agricoltura sviluppatissima e che esporta tantissimo, il peso dell'agricoltura è tra il 5 e il 6% del PIL. E infine c'è l'industria al 19%. Industria che si compone del tessile, un po' di industria chimica e farmaceutica e un po' di industria alimentare. Mi sembra che tu, a proposito dell'agricoltura, abbia preparato un po' di dati, giusto? Sì, ho principalmente preso quelli che sono i prodotti maggiormente prodotti, poi di conseguenza anche maggiormente esportati. Ricordiamo il grano, il mais, il cotone, il miglio, l'orzo, i legumi e il tabacco. È interessante il cotone, anche il discorso stai facendo tu, l'industria tessile è molto importante, chiaramente le due cose sono annesse, e ad oggi il Pakistan è uno dei massimi esportatori del cotone. È interessante fare anche un passo indietro rispetto a quello che dicevi tu sulle alluvioni, perché le alluvioni stanno causando una futura violenta crisi alimentare. Ecco, scusa, ricordaci brevemente i danni di queste alluvioni sulla quantità di territori sott'acqua e quanti morti ci sono si stati. Si parla circa del 65% del cesto alimentare del paese prodotto che è stato totalmente distrutto. E poi chiaramente si aggiunge anche ovviamente alle conseguenze negative dovute alla pandemia. La successione della pandemia in Pakistan sono cadute ulteriori 2 milioni di persone nella soglia della povertà e quindi sicuramente è un dato molto allarmante per un paese che, come abbiamo visto, fatica, no? A trovare una dimensione di sviluppo lineare. È un paese probabilmente troppo popolato sulle sue risorse. Ecco, ricordiamo che si parla di 1.000-1.500 morti, ma soprattutto di un terzo della superficie del paese che è finito ed è rimasto sott'acqua, con qualche milione di abitazioni distrutte. Quindi per un paese, come hai detto tu, che già usciva dal Covid e che ha, poi lo vedremo, una situazione finanziaria ormai catastrofica. Ecco, un altro elemento importante da sviscerare è quello dell'export del Pakistan verso i paesi che sono più importanti nella geopolitica del Pakistan e per il Pakistan, e cioè Stati Uniti e Cina. Come abbiamo ricordato l'altra volta, per qualche decennio il Pakistan è stato nell'orbita statunitense. In funzione anti-India, che ricordiamo capeggiava il famoso movimento dei paesi non allineati, che in realtà comunque parteggiavano un po' più per l'Unione Sovietica che non per l'Occidente, e spesso all'ONU o si astenevano o votavano a favore del blocco sovietico. Quindi gli Stati Uniti trovarono terreno fertile nel Pakistan, l'arcinemico dell'India. Pakistan e India sono entrambe due potenze atomiche, non sappiamo, indubbiamente non avranno grandi dimensioni di arsenale come quello degli Stati Uniti e della Cina, tantomeno arsenale missilistico di lunga gittata, quindi diciamo che per noi questo non è un pericolo diretto come lo sono o lo sarebbero altri paesi, incluso l'Iran. E i dati dell'export, appunto, vedono ancora privilegiati gli Stati Uniti, se vogliamo chiamarlo un privilegio, che ricevono il 21% dell'export del Pakistan, mentre verso la Cina è solo il 9%. In realtà però negli ultimi anni la Cina ha quasi completamente sostituito gli Stati Uniti, soprattutto nella parte dello sviluppo, della crescita economica, costruzione di autostrade,
la costruzione del famoso porto di Gwandar, da dove la Cina conta di uscire con le proprie merci scavalcando lo stretto di Malacca, che è sotto controllo degli Stati Uniti, che è fra Indonesia e Malesia. E quindi, insomma, lo sforzo cinese verso il Pakistan è importante. In realtà poi abbiamo visto ci sono stati dei disordini, degli attentati anche contro elementi cinesi presenti nel territorio, perché ricordiamo che alla fine comunque i cinesi hanno un loro modo di fare le cose che difficilmente risulta molto digeribile, sono un po' neocoloniali, usiamo pure questo termine, portano i loro operai, i loro ristoratori, i loro negozianti, e creano proprio dei veri e propri nuclei, se non vogliamo chiamarli ghetti, all'interno dei paesi che decidono di sviluppare. Chiaramente qui, e poi magari ce lo racconti un po' tu, in Pakistan la questione politica, la questione della corruzione, la questione della gestione del potere facilitano l'approccio cinese. L'approccio cinese prescinde totalmente da questioni etiche e morali, come invece fanno, secondo me sbagliando, gli europei e gli Stati Uniti. Magari gli Stati Uniti più, diciamo, usano queste questioni, mentre gli europei ci credono di più, mettiamola così. I cinesi assolutamente se ne disinteressano, fanno affari con chi fa affari con loro, e chiaramente hanno dei sistemi che non si curano dell'aspetto etico-morale, e questo si trasferisce poi nella corruzione e in tutto quanto. Raccontaci un po' com'è stato e com'è il modo di, diciamo, sistema di governo del Pakistan, dai. Ah, interessante innanzitutto la parentesi che hai rimandato tu alla componente geopolitica di cui abbiamo parlato l'altra volta, perché è un paese che storicamente il cui cuore è battuto verso gli Stati Uniti. C'è stata proprio una fase in cui gli Stati Uniti hanno lavorato affinché venissero promossi i valori, no, del neoliberismo, del capitalismo di mercato, però poi strategicamente a livello geografico il Pakistan ha una posizione centrale il cui cuore batte più verso la Cina, e quindi questa ambivalenza di situazioni è chiaro che porta sempre una complessità evidente e giusta da sottolineare. È interessante, tu facevi riferimento appunto al discorso politico, come il Pakistan oggi sia, come abbiamo visto, un paese che ha diverse potenzialità, no? Diverse situazioni che possono effettivamente portare un maggiore sviluppo, però anche poi se andiamo a vedere come è gestito, come è strutturato il potere, è un potere ancora molto, molto aristocratico. Esatto, pratico familistico. Esatto, interessante, esatto, questa dimensione proprio pragmatica del potere, che in alcune regioni si articola proprio in veri e propri capi tribù, no? I grandi latifondisti, i grandi proprietari terrieri che sfruttano le terre, e quindi è chiaro che magari per una potenza esterna che arriva a fare affari con quel singolo piuttosto che con una comunità magari più ampia, più insediata, è sicuramente sempre più facile. La storia ce lo insegna, no? Avere a che fare con uno da esterno è sempre più facile che avere a che fare con 10. Soprattutto se non devi cercare il consenso, no? Ti basta pagare qualcuno e l'affare è fatto. Beh, comunque il Pakistan, come il suo vicino Afghanistan, ha ancora aree tribali importanti che determinano, insomma, il potere. Le forze armate hanno sempre avuto un ruolo molto importante, giusto, nella politica del Pakistan? Sì, successivamente sono stati diversi regimi militari, cioè la cultura militare. Poi ricordiamo anche, cosa che avevamo sottolineato l'altra volta, che l'impero britannico ha utilizzato il Pakistan come una risorsa di... Sì, Pakistan non c'era, era la Northwest Frontier. Sì, certo, i territori del Pakistan nell'epoca coloniale ha trovato ingenti risorse a livello proprio di braccio. Era il serbatoio dell'Indian British Indian Army, certo, erano popoli di guerrieri, i Sikh, per esempio, lo sappiamo benissimo. Quindi sì, diciamo che nella politica pakistana dei decenni c'è stata un'alternanza, quindi, fra queste famiglie di potere, poche, ricche e autocratiche, e ogni tanto vengono scaraventati via, c'è un periodo di governo o dittatura militare, poi si torna alle elezioni e ci si alterna in questo modo. Quindi diciamo che rispetto all'India
l'India è una democrazia sicuramente più seria, più avviata, il Pakistan lo è molto meno, ecco, se vogliamo fare un discorso etico. Ti faccio io una domanda, allora, riguardo invece il rapporto debito-PIL e l'inflazione, anche poi quella che appunto è una situazione attuale, anche quello ce ne accorgiamo sulla nostra pelle, non facilissima. Sì, allora qui arriviamo appunto a quello che è l'elemento più attuale della situazione pakistana, e cioè il quasi default a cui stiamo assistendo. Il Pakistan ha un rapporto debito-PIL tutto sommato sostenibile sulla carta, perché è all'84% del suo PIL. Il problema sono i 100 miliardi di dollari di debito estero. Quindi diciamo che su 348 miliardi, l'84% sarà probabilmente un debito di circa 280 miliardi, così a spanne, di questi 100 in dollari verso l'estero. L'estero, la Cina è il primo creditore del Pakistan, come in tutti i paesi in cui interviene, ormai si è creato questo rapporto, e infatti, vista la situazione attuale di forte crisi di molti paesi emergenti, uno degli elementi di crisi che sta vivendo la Cina è che si trova creditrice di una serie di debiti, di una serie di paesi che non sono in grado di rimborsare quei debiti, ed è però nella posizione di dover decidere se abbuonare uno di questi debiti, per esempio allo Sri Lanka. Ma quello poi significherebbe che tutti gli altri paesi direbbero: beh, se l'hai abbonato allo Sri Lanka, allora lo abbuoni anche a noi. E quindi questo porterebbe la Cina, che non ha, diciamo, bisogno sicuramente dei miliardi di dollari che ha prestato in giro questi paesi, ma comunque azzerare completamente una posizione creditoria non sarebbe simpatico anche, diciamo, verso i propri cittadini che pagano le tasse, quelli che le pagano. Beh, sicuramente anche un vantaggio per quel discorso che facevamo prima, no? Di questa sorta di neocolonialismo attraverso Esatto, il destino certo. cinese, certo un'arma in più. Quindi questi 100 miliardi di dollari sono diventati una situazione di crisi, perché il Pakistan oggi ha solo circa 10 miliardi di dollari in dollari di riserve, che equivalgono a poco più di 2 mesi di import di materie prime. Ricordiamo che la gran parte delle materie prime viene scambiata ancora in dollari. Il Pakistan, come molti di questi paesi emergenti, è importatore di energia e quindi ha bisogno di dollari, importatore di energia e anche probabilmente di grano, per esempio, di materie prime agricole, avendo una popolazione così importante. Tutte queste materie prime vanno pagate in dollari. Se non hai i dollari per pagare, diventa un grosso problema. Lo Sri Lanka a un certo punto si è trovato con le casse completamente vuote, e non c'era la benzina per la popolazione. Quindi il Pakistan non è ancora in quella situazione, sta trattando col Fondo Monetario Internazionale. La rupia pakistana è ai minimi di tutti i tempi, è arrivata a 202 rupie per un dollaro, i tassi di interesse sono al 13,5%, l'inflazione dichiarata, ricordiamo sempre che i dati sull'inflazione, specialmente in paesi non completamente democratici e limpidi, sono spesso nebulosi, e viene dichiarata intorno al 25%. Immagino che tu voglia sapere perché è un problema avere un debito in dollari, visto che ne parlavamo prima che iniziassimo la diretta, giusto? E anche poi appunto l'idea, è chiaro che per il Pakistan adesso se esaurissero le riserve di dollari non sarebbe neanche il periodo più comodo, no? Per poi doverne andare a comprare, vista l'inflazione, visto il Vista fatto che... l'inflazione, visto il fatto che la tua moneta è sprofondata proprio. Ecco, diciamo che la forza del dollaro di questo periodo, dettata da due motivi: uno, quello del rialzo importante dei tassi di interesse americani, che sono al 3,25, ma il rendimento delle obbligazioni governative americane ormai viaggia intorno al 4%, un bond americano a un anno in dollari del governo rende il 4,12%. Quindi chiunque oggi cerchi un rendimento
lo cerca ovviamente negli Stati Uniti, che lo pagano bene, e soprattutto, discorso fondamentale, il dollaro, per quanto venga attaccato e adesso sia al centro di un gioco geopolitico dove Russia e Cina sostengono di voler de-dollarizzare l'economia, rimane ancora la moneta di ultima istanza, la riserva di valore di qualsiasi persona, soprattutto in paesi deboli, con moneta debole, se possono si comprano dei dollari e se li tengono nel cassetto. Questa è la dimostrazione che la forza del dollaro è ancora viva. Questo perché? Perché gli Stati Uniti sono il paese, tra i primi paesi al mondo per certezza di diritto, per democrazia consolidata, sono la potenza imperiale numero uno al mondo, e quindi tu sai che se ti compri un dollaro, quel dollaro vai negli Stati Uniti e vale un dollaro. Se ti compri una moneta, che sia un rublo, uno yuan o una rupia indiana, le cose sono molto meno certe, e quindi questa è la forza. Questa forza del dollaro, quindi tassi di interesse, mercati finanziari deboli, grande incertezza nel mondo, la guerra, molti comprano dollari. Infatti l'oro, invece, che era sempre stato bene rifugio per eccellenza, non lo è, mentre il dollaro ormai è il bene rifugio ultimo. E questa cosa però provoca dei danni, l'ha sempre provocati, è una situazione che si ripete, l'abbiamo vissuta già tante altre volte, dei danni molto importanti ai paesi emergenti più fragili, perché chiaramente un paese come il Pakistan o come lo Sri Lanka, se deve emettere un debito estero, lo deve emettere non nella propria valuta, perché nessuno glielo comprerebbe, quindi lo deve mettere in una valuta che non è propria e che quindi non può stampare, perché se tu emetti 180 miliardi equivalenti di dollari in rupie pakistane, al momento della scadenza fai girare la tua bella stampante, produci rupie pakistane e consegni rupie pakistane a chi ti dà in mano il bond. Hai con i dollari non lo fai. Hai tu il controllo sulla situazione, perché ha degli effetti sull'economia che ovviamente saranno negativi, però comunque dipende. Comunque tu le rupie le consegni e il bond viene ripagato e tu non defaulti. Il problema è che se invece devi consegnare dollari, e come abbiamo visto i dollari non li hai più, il problema è grave, perché devi andare a comprarli. Ma se la tua rupia pakistana nel frattempo è sprofondata del 20 o del 30%, quei dollari ti costano molto di più. Ecco perché paesi come l'Argentina, lo Sri Lanka e adesso il Pakistan sono arrivati al default o sono molto vicini al default. Quindi adesso il Pakistan sta trattando con i propri creditori, in primis abbiamo detto Cina e il Fondo Monetario Internazionale, e quindi insomma la situazione è molto grave. È probabile che verranno aiutati. Ricordiamo che però spesso le trattative con il Fondo Monetario Internazionale, che è un'entità occidentale, quindi con dei profondi dettami di economia libera, di liberismo, di capitalismo, ecco, il Fondo Monetario ha sempre chiesto in cambio un'applicazione severa di misure che sulla carta sono sicuramente giuste. Il problema è che spesso questi paesi non sono in grado di sostenere e di applicare misure come la Grecia ai suoi tempi nel taglio delle pensioni o il Pakistan, le misure che potrebbe il fondo imporgli. Ecco, quindi c'è sempre questo conundrum, direbbero gli americani. C'è un altro punto interessante, un'altra fonte di guadagno su cui il Pakistan fa molto affidamento è quella delle rimesse. Ricordiamo, la rimessa tendenzialmente è un paese che magari vede una forte rimessa degli immigrati, ricordo, sì, forte affluenza di emigrati che vanno a lavorare in altri paesi, lavorano e poi mandano una parte del loro guadagno, che tendenzialmente può anche essere una percentuale molto alta, alle famiglie al loro paese di origine. Succede chiaramente maggiormente nei confronti dei paesi che vengono definiti, una definizione che a me in realtà non piace parecchio, però per intenderci, i paesi sottosviluppo, i paesi in via di sviluppo,
questa cosa va molto in Africa, tanti ragazzi magari che noi conosciamo qua in Italia lavorano e mandano una parte dei loro soldi alla famiglia. È sempre stato così, e lo facevano gli italiani negli anni 50 e 60 dagli Stati Uniti, mandavano meno male che c'è... i dollari. Sì, sì, no, meno male che c'è anche questa risorsa, perché chiaramente per un paese, soprattutto per un'economia magari a livello più micro, a livello più locale, è certamente un dato importante. Sì, sì, sono cifre importanti. L'immigrazione pakistana è tendenzialmente verso i paesi del Golfo, no? Esatto, Dubai, sì. Emirati e poi anche Stati Uniti e Gran Bretagna, giusto? In Gran Bretagna ce ne sono parecchi, se... sì. Come indiani anche se, è vero. Sì. Va bene, abbiamo altre cose? No, abbiamo appunto il punto sul nucleare l'abbiamo toccato, un paese nucleare è sicuramente un altro dato da citare, la componente militare l'abbiamo analizzata, quindi direi che siamo a posto. Benissimo, hai già idea su cosa facciamo la prossima puntata? Così diamo un antipastino. No, però direi che gli argomenti da toccare ce ne sono parecchi, quindi... Secondo me potremmo fare quello sulla food security. Interessante. Sì, diciamo che abbiamo la fortuna che gli argomenti non mancano, quindi imbarazzo. I giornalisti, no? Sperano sempre che succeda qualcosa per riempire i giornali. Esatto. E beh, infatti dalle situazioni negative c'è sempre chi deve trarne vantaggio, quindi... Benissimo, ti ringrazio, alla prossima. A te, Grisa, grazie ciao. Mille. Ciao.